Come realizzare paesaggi perfetti grazie alla tecnica dei bracketing? Scopriamolo nel video di oggi, ragazzi. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Walter Quiet e oggi voglio mostrarvi a tutti voi ragazzi, iscritti e non iscritti al canale, ma se non sei iscritto, pigi e iscriviti subito. Voglio mostrarvi la tecnica dei bracketing per ottenere foto in HDR perfette. Allora, non quell'HDR che fa sanguinare gli occhi, tutto super sparato, non sto parlando di quello ragazzi, sto parlando di questo. Questo qui è il risultato che sono riuscito a ottenere in Trentino quest'estate. Comunque ragazzi, se appena aperto le iscrizioni al nuovo workshop dal vivo, workshop di ritratto per scattare insieme a me e imparare tutto dall'A alla Z sul ritratto, trovate tutte le informazioni qui in descrizione. Mi raccomando, non rimandate, perché è da anni che non facevo un workshop e stavolta faremo qualcosa veramente di figo mai visto prima, e ci sono solo 10 posti disponibili, quindi una cosa parecchio intima ed esclusiva per seguire tutti quanti i partecipanti. Potrete scattare insieme a me e alla Rita, la modella del Team Wild. Il workshop sarà sabato 11 novembre a Firenze. Trovate tutte le informazioni qua sotto, ragazzi. Allora, procediamo con questa tecnica fotografica. In che situazioni ci torna utile scattare coi bracketing? La tecnica del bracketing, non bracketing, come dice il Ventu. Ma non sai cos'è il bracketing? Brightness. Bracketing, non brightness. Brighting o bracketing? Bracketing. Con la K? Sì, bracketing. Break thing. Consiste nell'eseguire più foto con esposizioni diverse. Questo perché ragazzi? Perché la nostra macchina fotografica non riesce a vedere tutti i dettagli che riprendiamo in una scena, dalle ombre alle alte luci. Soprattutto quando facciamo delle foto in pieno giorno, dove magari abbiamo delle zone in ombra, magari un bosco in ombra e poi il cielo tutto più chiaro, giustamente. Quando guardiamo con i nostri occhi, quindi occhio nudo, il nostro occhio bene o male fa un bilanciamento e riusciamo sempre a vedere bene le zone più chiare e più scure quando vediamo un paesaggio davanti a noi. Ma la macchina fotografica riesce a registrare solo un tot numero di informazioni. Quindi se facciamo foto ad esempio con un cielo nuvoloso oppure in casa dove c'è un'esposizione uniforme, non avremo questo tipo di problema. Ma quando scattiamo fuori, in particolar modo il paesaggio, e vogliamo avere i dettagli sia del cielo che appunto del resto delle montagne, beh, molto spesso bisogna fare una scelta, e cioè o avere i dettagli della montagna oppure i dettagli del cielo. Avete visto, no? Molto spesso viene il cielo bianco nel paesaggio e viceversa. Ecco, in questo caso ci viene in soccorso il bracketing, perché ci va ad aumentare la gamma dinamica della nostra macchina fotografica. Ma cos'è la gamma dinamica? La gamma dinamica è chiamata anche latitudine di posa, e cioè quante informazioni riesce a registrare il nostro sensore con varie differenze di esposizioni. Cioè, dalla zona nera alla zona bianca riesce a vedere tutti questi dettagli o no? E quindi maggiore la gamma dinamica e più dettaglio avremo nelle nostre foto, più che vedremo appunto i dettagli nelle zone in ombra, nelle zone di luce, eccetera. Sotto questo punto di vista, ragazzi, il consiglio che vi posso dare è quello di avere delle macchine più recenti, con delle prestazioni superiori. Infatti io ho usato la Sony Alpha 7 IV, non per dire che è meglio di altre, sia chiaro questo, però passando dalla 3, scattando la 4, mi sono reso conto che c'è un botto di gamma dinamica in più. Infatti alcune foto, senza bisogno di questa tecnica del bracketing, sono riuscito a ottenerle, tipo queste qui che vedete qui in sovraimpressione, pam 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 pam. Ecco, queste foto qui, senza nemmeno bisogno di fare la tecnica del bracketing, sono riuscito ad avere i dettagli sia del ruscello, del prato verde, del cielo blu con tutti i dettagli, le nuvole. Quindi ottimo lavoro Sony per questa macchina, però insomma tante macchine attuali hanno questa resa qui. Però ci saranno comunque delle situazioni in cui la macchina non riesce, o magari se avete delle reflex entry level o comunque delle fotocamere un attimino più economiche, allora ci sta che abbiano una resa inferiore. In questo caso che si deve fare? Dobbiamo andare a prendere un cavalletto innanzitutto, quindi foto statiche, non foto dinamiche. Se volete fotografare persone, la tecnica del bracketing ve la sconsiglio, perché ci serve una scena che sia statica, e cioè che non va a cambiare durante 10 secondi. Quindi mettiamo la macchina sul cavalletto, dopodiché pigliamo la macchina e andiamo a mettergli l'impostazione. In questo caso appunto su Sony, andando nelle modalità di avanzamento dello scatto, dove c'è scatto singolo, continuo, eccetera, troveremo BRH, C e S. C è scatto continuo, quindi noi teniamo premuto il bottone e la macchina farà vari scatti. Singolo invece dobbiamo fare noi via via le foto. Allora, qual è il discorso? Io ho messo C, quindi continuo, tenendo premuto il bottone, e mi ha fatto varie foto a diritto
con varie esposizioni. Ma in che modo si vanno a regolare queste esposizioni? Andando qui abbiamo 0.5 e V3. Cosa significa? Mezzo stop, quindi 0.5 e V è mezzo stop, e 3 immagini perché ci va a fare 3 foto. Quindi lui partirà dall'esposizione che noi gli diamo alla macchina, quindi gli diciamo tempo, ISO, diaframma, per avere la scena che bene o male ci sembra a posto. E poi gli diciamo alla macchina, facci varie foto andando a sottoesporre e sovraesporre di vari stop o varie frazioni di stop. Quante foto vogliamo dipende da quanto c'è da lavorare, poi, cioè da quanto c'è da recuperare. Se è una scena di fortissimo contrasto possiamo arrivare, mi pare, fino a 9 foto, e poi possiamo andare a variare anche di vari stop fino a 3 stop, quindi ogni foto cambia di 3 stop, quindi tanta roba. Quindi queste cose qui, ragazzi, andate a regolarle facendo un po' di prove. Quindi inquadriamo la scena esponendo correttamente, e poi la macchina fotografica, quando andiamo a scattare, farà una raffica di scatti andando a fare foto anche più scure e più chiare. Fatto questo, andiamo ai computer a vedere come post produrre queste foto. Ok ragazzi, eccoci qui al computer, e quindi ecco qui le foto che ho realizzato. Come vedete, questa qui, diciamo, è lo scatto di partenza, e come si diceva, questa foto qui, come vedete, qui c'è delle zone in ombra, qui c'è delle zone invece sovraesposte del cielo. Quindi ciò che potrei fare, e che in realtà appunto mi sono reso conto usando la macchina, è che andando a tirare giù le luci e a tirare fuori le ombre riusciamo a recuperare bene o male tutto. Ma in altre situazioni o con altre macchine non abbiamo questa gamma dinamica già nella nostra macchina, e quindi dobbiamo ricorrere ad altre strade che vediamo adesso. Quindi ho fatto varie foto, come vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, come vedete le foto sono più chiare, più scure. In questo modo riesco a avere i dettagli sia qui del cielo, ma anche qui dell'erba con in questo laghetto. Quindi ciò che dobbiamo fare, ragazzi, è andare su selezionare tutte le foto, quindi dalla prima all'ultima, tasto destro, unione foto, HDR. Ora elaborerà Lightroom le foto, creazione anteprima. Diamogli un attimo di tempo, perché più foto gli diamo e più che deve elaborare il nostro computer. Ed ecco qua la foto, ragazzi. Ci sta un po' di margine di modifica, come ad esempio livello di rimozione, effetti fantasma, nessuno, medio, alto. Io di solito lascio sempre medio, insomma, poi dipende dalle foto, però generalmente Lightroom riesce già a capire da sé tutto ciò che c'è da correggere. Se clicchiamo qui su mostra sovrapposizione effetti fantasma, vedremo delle parti in cui ci è venuta mossa la foto, cioè cose che sono cambiate, come ad esempio con il vento l'erba si può muovere, le nuvole si possono spostare, e quindi Lightroom va a elaborare da sé la foto andando a capire cosa tenere di quale foto, cosa di quell'altra, per farcela avere uniforme e quindi non vedere quell'effetto fantasma di sovrapposizione. Quindi come vedete, insomma, un po' di cose sono cambiate qui in questa foto, ma ce le va a sistemare senza grossi problemi, rendendola praticamente realistica. Unisci, ora ci elabora la foto unendocele tutte quante. Ecco la foto unita, ragazzi. Ci ha creato una copia che si chiama HDR, e la vediamo qui appunto su Lightroom. E da cosa capiamo che questa foto è in HDR, cioè che è stata unita di varie foto? Lo vediamo dall'esposizione, perché non ci muoveremo più da più 5 a meno 5, ma ci muoveremo da meno 10 a più 10. Quindi avremo un botto di margine di modifica per arrivare praticamente ad avere una foto nera alla foto bianca. Quindi ad esempio, se la teniamo così, tiriamo giù le luci, tiriamo sulle ombre, avremo tutto quanto esposto correttamente, come vedete. Ecco qua il risultato. Quindi come vedete, la resa è sicuramente migliore rispetto a scattare in camera. E da qui avremo maggior margine anche per andare a lavorare, ad esempio, sulla luminanza di tutti i vari colori, quindi del cielo, vedete, posso tirar giù il cielo senza grossi problemi, il verde posso schiarirlo un po', come il giallo, l'arancione, e posso recuperare tutto quanto con maggior facilità. Dallo scatto di partenza a questo finale c'è un bel salto di qualità, che adesso possiamo lavorare veramente in meglio. Mi raccomando a non spingere troppo all'estremo questo HDR, perché sennò viene quell'effetto surreale che fa molto 2012. Ah, mi raccomando ragazzi, fuoco manuale, non automatico continuo, perché sennò ci cambierà la messa a fuoco ed è un casino poi riuscire a recuperare. Quindi fuoco manuale, lo tenete lì fermo, ISO 100, partire dagli ISO più bassi possibili, e poi regolate tempo e diaframma in base, insomma, per avere l'esposizione corretta. Quindi chiudiamo un po' il diaframma per avere più profondità di campo nel paesaggio, regoliamo il tempo di scatto corretto e poi scattiamo, però mi raccomando la messa a fuoco manuale. Se avete domande, ragazzi, qui sotto nei commenti, come sempre, mi raccomando, pigia e iscriviti se ancora non sei parte dei Team Wild, e ci si vede ai workshop dal vivo di ritratto sabato 11 novembre, ragazzi. Link in descrizione per iscrivervi, solo 10 posti disponibili. Vi saluto e ci si vede i prossimi giorni con un nuovo video.